L'idea è sempre quella di promuovere la nostra città, Margherita Savoia, bandiera blu e bandiera verde, assieme al nostro vino per eccellenza, che è il Nero di Troia. Nelle sue diverse espressioni, sia rosato che anche bollicina, che è un po' la novità degli ultimi anni del Nero di Troia. Tra i migliori vitigni della Puglia vi è senza dubbio il Nero di Troia, tipico della zona compresa fra il Gargano e Castel del Monte. Nel cuore di questa vasta area c'è Margherita di Savoia, dove si è tenuto il Nero di Troia Beach Fest, l'appuntamento estivo dedicato al vitigno autoctono del Nord Varese, promosso dall'associazione Puglia Wine Experience, che ospita 22 produttori del Tacco d'Italia in un'atmosfera estiva. Il Nero di Troia è un vitigno che ha delle caratteristiche molto particolari ed è conosciuto soprattutto per la sua tannicità. Ne deriva un vino che ha bisogno di un processo di invecchiamento relativamente lungo prima di essere commercializzato, preferibilmente mediante l'affinamento in legno. Durante il Nero di Troia Beach Fest, i produttori di questo prodigioso grappolo hanno messo in scena le diverse espressioni che è in grado di regalare al palato. Il vino va condiviso, è questo il, secondo me, l'aspetto più importante.